e passiamo subito al nuovo tema, che è quello del sovraindebitamento e poi dell'esecuzione. Grazie. Bene, dobbiamo recuperare la mezz'ora di ritardo, quantomeno evitare che il ritardo aumenti, è quasi sempre impossibile iniziare alle ore 9 puntuali, e quindi iniziamo con questo tema del sovraindebitamento, e giustamente il titolo è Il collaudo degli istituti. Riassumo solo brevissimamente: noi abbiamo introdotto in Italia il sovraindebitamento con la legge 3 del 2012, che è una legge che è stata scritta pensando soprattutto alle problematiche penalistiche e alla disciplina dell'usura, e poi si è arricchita nel corso dei lavori preparatori in Parlamento di tutta la parte relativa invece al sovraindebitamento. Quindi aveva una concezione iniziale che era anche in qualche misura moralistica, perché andava a concedere o meno il beneficio dell'esdebitazione sulla base di una serie di valutazioni del comportamento del debitore. Queste norme peraltro sono anche rimaste, che ci si può chiedere in che misura sia sensata in un sistema che comunque spinge le persone a indebitarsi. Basta pensare alle carte di credito revolving e altri strumenti di erogazione del credito. Quello che è accaduto è che la Commissione Rordorf ha cercato di prendere la disciplina esistente e di calarla nell'ambito di una disciplina organica della materia dell'insolvenza, e quindi razionalizzando nei limiti del possibile, nei tempi brevi in cui ha dovuto operare, quella che era la normativa che già era stata dettata. Nel corso dei lavori preparatori, nel corso dell'approvazione del testo del decreto delegato, è stata introdotta una norma molto importante, la norma che consente ai creditori di chiedere la liquidazione controllata. E questo ha un po' cambiato il mondo, perché la disciplina che era stata introdotta dalla riforma Vietti distingueva tra imprenditori sotto soglia e imprenditori sopra soglia, e l'imprenditore sotto soglia non era soggetto a fallimento, poteva eventualmente accedere alla disciplina del sovraindebitamento, ma era sempre una iniziativa che era riservata al debitore. Con la possibilità per i creditori di chiedere la liquidazione controllata si ritorna all'antico, cioè i creditori possono agire, e possono agire anche se sono titolari di credito privo di titolo esecutivo. Lì poi c'è la questione dell'anche nella norma. Ma il risultato qual è in concreto? Che verosimilmente il creditore presenterà una domanda nei confronti degli imprenditori di liquidazione giudiziale e in subordine di liquidazione controllata, anche approfittando del fatto che non è stata attuata la parte della legge delega relativa alla specializzazione dei tribunali, quindi non c'è differenziazione di competenza. Quindi in molti casi di imprenditori sotto soglia si farà luogo alla liquidazione controllata, ma la liquidazione controllata ha la caratteristica di concludersi, salvo casi particolari, con l'esdebitazione al massimo decorso i 3 anni, ma anche in tempi più decisamente più rapidi. Questo significa incidere sul costume sociale. Nel giro di pochi anni verosimilmente avremo un numero di esdebitati molto rilevante. E allora ci sarà da chiedersi se si verificherà anche in Italia quello che è accaduto negli Stati Uniti nel 2005, quando ci fu una levata di scudi contro il discharge, cioè l'esdebitazione, che portò a stringere i freni.
una stretta dei freni, devo dire che per i costumi dei nostri sistemi europei era stata in realtà estremamente modesta. Tutt'oggi in paesi come Stati Uniti e Canada la possibilità di ottenere la cancellazione dei debiti è molto ampia, ma insomma questa è una norma che rischia di avere, questa è una normativa che rischia di avere degli effetti estremamente rilevanti sui rapporti sociali, sulla vita di moltissime persone. Non, badate bene, non voglio dire che sia una normativa da criticare, anzi le finalità sono assolutamente opportune, ma comunque bisogna registrare questo fatto. A questo punto lascio la parola ai relatori e cominciamo, mi pare, con Vittorio Zanichelli. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Salto i ringraziamenti già fatti separatamente perché, come vedete, noi cominciamo quando avremmo dovuto finire e quindi dobbiamo per forza di cose stringere. Il tema è quello di vedere se il codice della crisi, per quanto riguarda il sovraindebitamento, risolve i problemi che attualmente si pongono nella gestione di queste procedure. Perché si pongono questi problemi? Perché la legge 3/2012 è nata in maniera un po' confusa, tanto che per un certo periodo hanno convissuto due leggi diverse che regolavano la stessa materia, e quindi si pone il problema nella gestione quotidiana di queste procedure se applicare, come risolvere, riempire i vuoti che la legislazione ha. È ovvio che la prima, come dire, soluzione che viene in mente è quella del ricorso all'analogia, perché è chiaro che le tre procedure hanno, salvo il sovraindebitamento del consumatore, gli accordi e la liquidazione hanno una evidente analogia con le procedure maggiori del concordato e del fallimento. C'è però un problema, che lo spirito è completamente diverso di queste procedure, che queste, le procedure di sovraindebitamento, sono evidentemente tarate molto di più sul debitore di quanto non lo siano le procedure maggiori. E questo è tanto vero che la Corte di Cassazione, in quella nota sentenza che ha sdoganato la possibilità di falcidiare l'IVA anche al di fuori della transazione fiscale, all'obiezione ma nella norma sul sovraindebitamento l'IVA va sempre pagata e là non c'è la transazione fiscale pagata per intero, la Corte ha risposto: ma guardate che le norme sul sovraindebitamento sono norme eccezionali e quindi non le possiamo prendere per analogia trasportandole all'interno del concordato preventivo. Se questo è vero, deve essere bivalente la soluzione. Non si può utilizzare così liberamente l'analogia nelle procedure di sovraindebitamento, perché si tratta appunto di un complesso di norme che hanno uno spirito completamente diverso. Fortunatamente con il codice della crisi questo problema sarà risolto. Sarà risolto perché le procedure sono chiaramente, si tratta di un corpus unico che risponde agli stessi principi generali, tant'è vero che espressamente per quanto riguarda il procedimento unitario si richiama la norma sull'articolo 65 sul sovraindebitamento, richiama le norme sul procedimento unitario per quanto attiene alle modalità di introduzione delle procedure, anche se poi in realtà, come anche per le procedure maggiori, il procedimento unitario è un po' uno slogan, perché di fatto riproduce semplicemente una riunificazione di procedure con precedenza delle procedure diverse dalla liquidazione. Ancora maggiore è, anzi non serve nemmeno il ricorso all'analogia per quanto riguarda il concordato minore, perché la norma sul concordato minore, l'articolo 74, richiama esplicitamente tutta la normativa, si dice che si applica nel limite della compatibilità la normativa sul concordato preventivo. Questo risolve molti problemi, ma altrettanti problemi apre. Comunque il problema rimane per quanto riguarda piano del consumatore, perché è un procedimento particolare che non ha nessun riscontro nelle procedure maggiori. Ora io faccio, come dire, velocemente, perché i tempi questi sono, un elenco di problemi dando soluzioni che ovviamente non sempre potrò motivare compiutamente. Quali sono i problemi che sono risolti? Beh, il problema della competenza, non tanto per l'individuazione
della sede dell'OCC al quale rivolgersi e correlativamente del tribunale competente, quanto per il problema della sterilizzazione degli spostamenti di sede o di domicilio fatti nell'ultimo anno. Questa è una norma che non c'è nelle procedure di sovraindebitamento, non è una norma di sistema, perché semplicemente si applica al principio generale per cui vale la competenza in base al momento della domanda, e quindi il forum shopping nelle procedure di sovraindebitamento oggi come oggi, a mio avviso, è pienamente consentito. Non c'è bisogno di riempire un vuoto, perché non c'è nessun vuoto legislativo da riempire. Per quanto riguarda invece le procedure gestite secondo il codice, il nuovo codice della crisi, si applica la norma generale, perché si applicano tutte le norme sui principi generali sul procedimento, e quindi anche quella che sterilizza gli spostamenti fatti nell'ultimo anno. Quindi nelle future procedure di sovraindebitamento non rileverà più lo spostamento di sede. Si dovrà però applicare il COMI, e la differenza sostanziale è che non si dovrà più andare a vedere la sede effettiva, qualunque essa sia, anche se è sconosciuta ai creditori. Oggi come oggi, voi sapete che la giurisprudenza vale la sede effettiva, anche se, che è quella dove opera il centro propulsore dell'impresa, anche se questa è occulta, cioè se gli amministratori si riuniscono senza che nessuno lo sappia sistematicamente in un luogo diverso ovviamente dalla sede legale, quella è la sede effettiva. Con il COM invece, in base a una giurisprudenza nata dal un procedimento gemmato dalla Parmalat, cioè quello degli Eurofood, è stato introdotto che la sede effettiva può essere diversa dalla sede legale, ma questa diversità deve essere conosciuta dai terzi. Quindi questo nuovo principio della conoscibilità da parte dei terzi dell'effettiva sede, se diversa da quella legale, varrà anche per le prossime procedure, e quindi varrà anche per le procedure di sovraindebitamento. Un problema che non ha risolto, ma pone il nuovo codice, quindi alla rovescio, è il problema della prededuzione dei compensi dei professionisti che assistono il debitore nelle procedure di sovraindebitamento. Oggi la legge prevede la prededuzione, ma domani? L'articolo 6 sulla prededuzione, dopo aver detto che oltre ai crediti espressamente qualificati come tali della legge, sono prededucibili le spese relative ai compensi per il funzionamento dell'organismo di composizione della crisi, sia dell'OCRI che dell'OCC. E quindi uno direbbe, soltanto i compensi di questi organismi sono prededucibili. Però perché dice al terzo comma non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI, per esempio? Ma cosa succede allora per i professionisti che assistono nell'allerta le imprese minori che andranno sotto la giurisdizione degli organismi di composizione della crisi? Il fatto che vengano escluse solo la prededuzione solo per i professionisti che assistono le imprese maggiori, significa che invece per i professionisti che assistono le imprese minori nell'allerta la prededuzione c'è? Se non avesse fatto questa precisazione il legislatore, avremmo detto di no. Avendola fatta solo per l'OCRI, può far sorgere il dubbio che invece per coloro che assistono i debitori minori ci sia. Credo che però sia una soluzione che difficilmente risponderebbe a una logica e quindi di difficile accoglimento. Badate bene che non è questione da poco, perché la prededuzione nel nuovo codice, come giustamente ha messo in rilievo in un articolo Massimo Fabiani, che io condivido pienamente perché ho sempre sostenuto questa tesi, diventa una qualità del credito che è svincolata dalla consecuzione delle procedure, tant'è vero che permane anche in procedimenti al quale prima non si era mai pensato, e cioè le procedure di esecuzione. Quindi dire che permane nelle procedure concorsuali e nelle procedure esecutive, a mio avviso significa che la prededuzione diventa una qualità del credito che permane prescindendo da un collegamento tra la procedura in cui è nato il credito e la procedura in cui dovrebbe essere fatto valere. E le altre problematiche generali, c'è una problematica generale che il codice purtroppo non risolve, ed è quella dei tempi ragionevoli. Prima
il rappresentante della Banca d'Italia, della Vigilanza, ci ha richiamato alla necessità che le procedure durino tempi ragionevoli, compresa la fase esecutiva, che poi quella che soprattutto importa ai creditori. Nell'attuale legislazione, voi sapete le discussioni che ci sono state su quanto riguarda i tempi ragionevoli e il pagamento non irrisorio dei creditori. Il codice della crisi purtroppo non fa nessun riferimento a queste due problematiche. Sul punto devo ricordare che è intervenuta la Corte di Cassazione con due sentenze che, dico subito e molto modestamente, non condivido per nulla, per motivi sistematici e per motivi, voglio dire, proprio pratici e giuridici. Nella Cassazione cosa ci ha detto, proprio con riguardo a questo tipo di procedure? Che sia il tempo di durata della procedura, anche di pagamento dei creditori dunque, sia la questione della misura minima al di sotto della quale non può essere accolta una proposta, la valutazione è di competenza esclusivamente dei creditori perché fa parte della convenienza. Beh, io ho due obiezioni da fare. La prima è che quando si mettono delle regole limitative all'interno del concordato, lo si fa per proteggere le minoranze contro la volontà prevaricatrice, tra virgolette, della maggioranza. Sono dei paletti al di là dei quali non si può andare. Quindi dire che il tempo ragionevole e la misura minima di soddisfacimento lo decidono i creditori vuol dire che i paletti la maggioranza se li mette da soli, il che è una contraddizione in termini. Ma soprattutto è errato, a mio avviso, la soluzione, perché, come sapete, nella sentenza 1521 del 2013 le sezioni unite hanno parlato, a torto ragione, di causa in concreto del concordato preventivo e parametri di questa causa in concreto, gli elementi costitutivi identificativi della causa in concreto sono pagare tutti i creditori in modo da superare la posizione di indebitamento dell'impresa, pagarli in tempi ragionevoli e in misura non irrisoria. Allora, se questi fanno parte della causa in concreto e la causa in concreto, il rispetto, l'esistenza della causa in concreto è una condizione di ammissibilità del concordato, vuol dire che il tempo ragionevole e la quantità non minimale sono condizioni di ammissibilità e le condizioni di ammissibilità le decide il giudice, non le decidono i creditori a maggioranza. Quindi, ripeto, a mio avviso il problema rimane. Sono curioso di vedere se la giurisprudenza si adeguerà a queste decisioni della Cassazione o obietterà che in realtà, fermo restando che le sezioni semplici per un principio di diritto positivo non possono ribellarsi ai principi di diritto della Cassazione, ma rimettere alle sezioni unite, ma in ogni caso vedremo come si orienterà la giurisprudenza sul punto. Ovviamente il problema si pone comunque anche alla luce di questa giurisprudenza delle sezioni semplici, della prima sezione, si pone per il piano del consumatore, dove ovviamente, non essendoci il voto, non può essere che il giudice che decide questi parametri, come è a mio avviso necessario che faccia anche nelle altre procedure. È risolto il problema della necessità o meno della presenza di un difensore legale. Voi sapete anche qui che i tribunali si dividono tra quelli che ritengono necessaria la presenza del difensore una volta che il piano tramite l'OCC viene presentato davanti al tribunale, e altri tribunali che, tenuto conto del target di questo tipo di debitori e dell'evidente impostazione della legislazione volta a diminuire i costi di questa procedura, ritengono invece che questo non sia necessario, che sia sufficiente l'operato dell'OCC con alcune soluzioni che mi sembrano un po', come dire, fantasiose. È sufficiente l'operato dell'OCC volta che il gestore sia un avvocato e non un commercialista. Il codice della crisi invece risolve il problema mettendo il principio generale per tutte le procedure, per cui è sempre necessaria la difesa tecnica laddove la legge non preveda diversamente. Per le procedure di sovrindebitamento la legge prevede la presenza obbligatoria del difensore soltanto per il concordato minore, non per il piano del consumatore e non per la liquidazione controllata. Quindi questo problema è risolto. Altro problema che è risolto, che
credo che svilupperà il collega, ma io dico solo quella che è una mia opinione sulla soluzione, è se il soggetto limitatamente responsabile, il socio limitatamente responsabile, possa accedere alle procedure di sovrindebitamento. C'è una sentenza della Cassazione, estensore Massimo Ferro, che sembrerebbe aprire a questo. Io credo che la lettera attuale della legge, che prevede che non possono accedere a questo tipo di procedure i soggetti fallibili, impedisca al socio limitatamente responsabile, oggi come oggi, di accedere alla procedura di sovrindebitamento. Domani invece questo sarà possibile, perché l'accesso alle procedure viene consentito anche ai soci di società e soci limitatamente responsabili, quindi non solo il socio di un SNC, ma anche l'accomandatario. Ora, come si concilia questa norma con il fatto che il patrimonio del debitore è a tutela di tutti i creditori? In quali condizioni il socio limitatamente responsabile di una società non fallita, ovviamente, perché altrimenti fallirebbe in estensione, o lì si verrebbe liquidato, soggetto alla liquidazione in estensione, può accedere per i debiti, diciamo, civili, personali, e non per i debiti della società, alla procedura di sovrindebitamento? A mio avviso la risposta è soltanto quando la società è pienamente in grado di far fronte a questi debiti. È ovvio che un socio di un SNC, di una società perfettamente in funzione e non insolvente, fa del suo patrimonio quello che vuole. Se è proprietario di un appartamento se lo vende, se è proprietario di un'automobile la cambia, la vende, ne compra un'altra, fa quello che crede. Bene, questo potrà quindi accedere al sovrindebitamento solo se il patrimonio della società è in grado di far fronte a tutti i debiti sociali, perché a questo punto, posto che nemmeno ora esiste questo limite, quale potrebbe essere la reazione di un creditore della società? Chiedere il sequestro conservativo del patrimonio del socio limitatamente responsabile, ma deve dimostrare che c'è il rischio di perdere il credito. E se la società è in grado di pagare, ha un patrimonio sufficiente a pagare i creditori sociali, nessun creditore sociale potrà impedire al socio limitatamente responsabile di accedere alla procedura di sovrindebitamento. Quindi questo problema dovrebbe essere risolto. Il problema che oggi non si pone, ma si porrà domani, è ammissibile nel concordato, sarà ammissibile nel concordato minore i concordati in bianco? L'applicazione di tutta la normativa sul procedimento unitario dovrebbe portare a dire di sì, ma io credo che invece sia molto difficile ipotizzare un concordato prenotativo nel concordato minore, perché bisognerebbe nominare un commissario giudiziale, e quindi dovrebbe essere lo stesso CC che fa funzione di commissario giudiziale, dovrebbe essere disposto un fondo spese obbligatorio, mentre noi sappiamo che se c'è un problema per questi sovrindebitati è la finanza immediata, ma casomai ce ne potrà essere dall'esecuzione del piano. E poi soprattutto perché manca qualunque norma nella disciplina del concordato minore che possa far pensare a un antecedente rispetto al momento in cui si presenta il piano e la proposta. Si applicano le altre norme, ma con un problema che c'è nel concordato, dove vi ho detto si applica tutta la disciplina del concordato preventivo nei limiti della compatibilità. Il problema è dato dal fatto che se il legislatore non nomina un certo problema, si applica la normativa del concordato preventivo. Ma se inserisce una specifica norma che ripropone solo in parte quella del concordato preventivo, vuol dire che l'altra parte non si applica? Esempio tipico del concordato minore è le maggioranze per la votazione. La normativa sul concordato minore prevede che il concordato viene approvato se viene vota a favore, con il voto presunto, la maggioranza dei creditori. Allora vuol dire che le classi, che pure si possono formare, non vota la maggioranza delle classi, non conta? Vuol dire che il socio tiranno, il creditore tiranno, che ha più del 50% del debito, allora non scatta l'obbligo del voto per teste, anche del raggiungimento della maggioranza per teste? Queste norme che sono del concordato maggiore, del concordato preventivo,
dovrebbero essere applicate nel concordato minore, se non che c'è una norma che le ripropone soltanto in parte. Quindi questo pone un problema, se questa è una volontà del legislatore di limitare la portata della norma del concordato preventivo, cose peraltro qui non ne vedrei una ragione. Altro problema, e mi avvio a concludere perché ovviamente abbiamo detto i tempi sono molto più stringati del previsto, che lo stesso problema si pone nella liquidazione controllata. La liquidazione controllata viene riprodotto la normativa sul programma di liquidazione. La normativa sul programma di liquidazione, però anche qui vengono richiamate soltanto i commi 3 e 4 della norma del concordato maggiore, cioè quelli, fra l'altro quelli più inutili a mio avviso, perché nel concordato minore prevedere la suddivisione del programma in sezioni forse è eccessivo. Ma allora questo cosa vuol dire? Che tutte le altre norme sul programma di liquidazione non si applicano? Quindi ad esempio non si applica il comma 2 che prevede la derelizione, la possibilità di abbandonare la liquidazione di beni privi di valore. Proprio nel concordato minore, dove è probabile che ci sia la vecchia automobile, cose di questo genere, che il debitore non è riuscito a vendere nemmeno lui per far fronte ai propri debiti, dovrebbero comportare l'obbligo di liquidazione. Non si applicherebbe nemmeno la norma che dopo 6 tentativi infruttuosi il bene possa interrompere la liquidazione del bene, perché sono norme che sono nella disciplina del programma di liquidazione del concordato preventivo, ma non vengono richiamate in una norma che pure richiama una parte del concordato preventivo. Quindi questi sono, diciamo, problemi che in parte sono risolti e in parte no. Un'ultima cosa, perché mi interessa, diciamo, vedere quale sarà la giurisprudenza: si applicano, ad esempio, la normativa sulle classi, si dice che le classi sono eventuali, e allora vuol dire che le classi che nel concordato maggiore sono obbligatorie, nel concordato minore tali non sono. Quindi non sono la classe del fisco, ma questo non è un problema perché, come vedremo dopo, vedrete dopo, c'è una normativa specifica. Ma il creditore che facesse una proposta concorrente, ammesso mai che non si vedono nel maggiore, figuriamoti nel minore, non deve essere messo in una classe? I creditori che hanno garanzie collaterali che nel concordato maggiore dovranno essere messi in un'apposita classe, nel concordato minore non dovrà succedere? Ma questa, diciamo, soluzione di certe situazioni di conflitto di interessi che nel concordato maggiore vengono risolte non con la sterilizzazione del voto, ma con l'inserimento in una classe, nel concordato minore, dove nessuna norma prevede che si escluda la rilevanza del conflitto di interessi, vengono recuperate tramite il conflitto di interessi? Ecco, sono tutte problematiche che diciamo porrà la nuova disciplina, che, come vedete, qualche problema l'ha risolto, molti problemi l'ha lasciati sul tavolo, qualche problema lo ha aggiunto. Grazie. Grazie. Subito la parola a Marco Lualdi, perché appunto il tempo stringe. Prego. Buongiorno a tutti. Il tempo stringe, quindi veramente 30 secondi per ringraziare all'organizzazione per avermi invitato a questo convegno molto interessante, e ovviamente per ringraziare la collega De Simone, che di questa organizzazione credo che sia l'artefice principale. Cercherò di sdebitarmi restando nei tempi e cercando di non uscire dal tema che ci è stato tracciato, partendo dal presupposto che era impossibile per me e per il presidente Zanichelli affrontare in 40 minuti tutto l'impianto sistematico del codice della crisi che riguarda le procedure di sovraindebitamento. Ci siamo inevitabilmente concentrati su alcuni aspetti che ritenevamo rilevanti, e io in particolare mi concentrerò sugli aspetti contenutistici del piano, cioè della proposta e del piano. Ovviamente, per quanto riguarda quello che adesso è la ristrutturazione dei debiti del consumatore e per il cosiddetto concordato minore, perché la procedura liquidazione del patrimonio, ora liquidazione controllata, è una procedura prettamente liquidatoria e quindi l'elasticità è ovviamente ridotta. Il codice della crisi ha risolto le problematiche, punto di domanda, e soprattutto ha ridato
vigore a un istituto che nella pratica dobbiamo dire che per adesso è abbastanza inutilizzato. Io ho una visione parziale, perché il mio tribunale è un tribunale di dimensioni medio-piccole, ma credo di non sbagliare se affermo che i procedimenti di composizione della crisi del sovraindebitamento hanno cominciato ad avere, non dico numeri importanti, ma numeri semplicemente significativi non oltre 2 anni, nel senso cominciamo adesso a vedere un minimo di casistica importante, e la casistica che vediamo, questo sì lo posso confrontare su un dato come quello del Tribunale di Milano, che ovviamente è molto più rappresentativo, per adesso è una casistica che vede un rapporto di 4 a 1 tra le procedure di liquidazione del patrimonio e le procedure di piano del consumatore e accordo. Molto banalmente, perché la liquidazione del patrimonio è quella a cui si arriva quando parte parallelamente la procedura esecutiva individuale, e come extrema ratio del debitore per cercare di rallentare, fermare, sospendere la procedura esecutiva individuale è quella di fare ricorso alla liquidazione del patrimonio. Rarissimi sono, almeno nella mia esperienza, gli accordi, i piani del consumatore e gli accordi di composizione. Quali sono i punti comuni dell'aspetto contenutistico della proposta, che sia dell'attuale ristrutturazione o del concordato minore? Direi che l'elaborazione del piano resta aperta. È prevista la possibilità di una proposta atipica, anche di contenuto meramente dilatorio, possibilità di ricorrere alla finanza esterna, alla presenza di un garante, alla possibilità di un assuntore. L'unico elemento di novità è dato dal concetto di continuità, che per la procedura di concordato minore non è una novità, mentre per il piano del consumatore, in ottica prospettica, qualche elemento di novità potrebbe porlo, perché adesso è espressamente previsto che i debiti del soggetto sovraindebitato, ovviamente consumatore, possono essere oggetto di proposta anche in presenza di un'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e quindi che deve ritenersi di fatto parallela. Condivido ovviamente, per quanto possa valere, il mio parere, quanto ha affermato il Presidente prima di me in ordine alla percentuale di soddisfazione e agli eventuali vincoli sulla durata del piano. È evidente che nel codice della crisi non è prevista né una percentuale di soddisfazione minima e neppure un vincolo normativo sulla durata del piano. Rimettere questi due fattori alla valutazione dei creditori in sede di formazione della maggioranza, o comunque tendenzialmente svolgendo le possibilità di opposizione che pure ci sono, credo che non sia praticabile per quanto riguarda la percentuale di soddisfazione, perché noi fino adesso e oggi ovviamente e ancora per qualche mese siamo abituati a ragionare su una percentuale di soddisfacimento che, pur non fissata in anticipo, però debba essere tale da realizzare la funzione economica dell'istituto. E per quanto riguarda la durata, i tribunali oggi si sono orientati sostanzialmente mutuando la durata sulla scorta della legge Pinto. La legge Pinto riguarda ovviamente la durata del procedimento, qui trattiamo più che altro sull'esecuzione della proposta più che sulla durata del procedimento in sé, ma più che ancorarsi alla legge Pinto, la legge Pinto diventa, passatemi il termine, una specie di cavallo di Troia per portare all'interno della durata valutazioni che sono diverse e che impattano sulla fattibilità economica della proposta che viene formulata, perché è evidente che più il tempo si allunga e più sarà difficile attestare la tenuta, perché i rischi diventano molto meno prevedibili sul lasso temporale ampio, perché è necessario rendere ragionevoli comunque i tempi di soddisfazione e perché è necessario parametrare un tempo che deve essere ragionevole ai rischi finanziari che le proposte possono teoricamente assumere. Credo che invece resti in questa fase, quantomeno, salvo il problema che è stato prospettato prima, assolutamente facoltativa la formazione di classi. Non è prevista la possibilità di arrivare a un voto espresso per classi, come siamo abituati a ragionare ovviamente nel concordato. Le classi devono essere formate sulla scorta del limite generale previsto dall'articolo 2 del codice della crisi, con una posizione giuridica e per interessi economici omogenei. Il concordato minore prevede uno step ulteriore, perché richiede all'articolo 76 criteri più stringenti, cioè
una, da parte del gestore, una relazione particolareggiata sui criteri di formazione di tali classi. È evidente il motivo sotteso a questa scelta. In questo caso, se partiamo dall'assunto che le classi non votano per classi, ovviamente, allora la scelta di classare il ceto creditorio è esclusivamente quello di garantire una soddisfazione diversa ad alcune categorie di creditori. E allora, per evitare quello che potrebbe correre il rischio di aprire una sorta di mercato di voto, cioè per ottenere quel voto inserisco quel creditore in una classe con una percentuale di soddisfazione superiore, e allora ecco che la verifica sui criteri di formazione delle classi in termini di posizioni giuridiche e interessi economici omogenei assume rilevanza sotto questo profilo. Resta ferma la possibilità che i crediti muniti di privilegio e pegni ipoteca siano soddisfatti in misura non integrale. Scompare l'obbligo, che oggi invece c'è, di regolare il pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 come obbligo. Questo obbligo non c'è più, era stato nell'applicazione pratica uno degli elementi che evidentemente avevano frenato il ricorso all'istituto. È probabilmente risolto quel tema che in realtà ha impegnato più sul concordato che non sull'accordo di strutturazione, cioè sul piano di sovraindebitamento, che è la falcide del debito IVA. Tutti quanti conosciamo, a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2016 e poi la modifica del 182 ter, il percorso che ha condotto poi il a eliminare questo problema nell'ambito del concordato, diciamo così, maggiore. Era rimasta una norma specifica che abbiamo visto con quale portata nella procedura di sovraindebitamento. Questa norma oggi è venuta meno, nel senso che 65 e 66 del codice della crisi non prevedono più il trattamento dell'IVA facendo esclusivamente riferimento alla dilazione e quindi implicitamente consentendo anche la falcidia, e poi il 74,4 per il concordato minore, che richiama in quanto compatibile il concordato maggiore, prevede espressamente la possibilità di falcidiare l'IVA, e quindi questo probabilmente dovrebbe essere un problema risolto. Due cose veramente singolari che forse possono essere annotate sempre ragionando sulle due procedure che stiamo analizzando oggi. Il consumatore può accedere solo alla ristrutturazione, cioè non può più accedere al concordato minore. Scelta sindacabile, opinabile, tutto quello che si vuole, che forse sottende una sorta, passatemi il termine, di sanzione per il consumatore che abbia contratto i propri debiti in maniera fraudolenta piuttosto che in malafede, eccetera, e che quindi si dice si lascia sostanzialmente lo spazio a questo consumatore, anche qui passatomi il termine, immeritevole, di fare ricorso esclusivamente alla liquidazione controllata e non al concordato minore. Per quanto riguarda il concordato minore, è evidente invece l'ottica di favore che viene data dal legislatore al concordato in continuità, nel senso che la ratio del concordato minore è quella di salvare anche qui la capacità produttiva dell'imprenditore non fallibile, ovviamente, o del professionista. Perché in realtà, pur prevedendo la possibilità di un concordato minore di contenuto liquidatorio, di fatto lo mette fuori gioco, o quantomeno lo mette fuori mercato, perché prevede che in caso di concordato liquidatorio sia necessario un apporto di risorse esterne che ne aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Valuteremo poi ovviamente in ambito applicativo cosa voglia dire in misura apprezzabile. Certo è che se io faccio un concordato liquidatorio che presuppone ovviamente in linea generale la liquidazione integrale del mio patrimonio, prevedere per accedere al concordato minore una ulteriore finanza, per così dire, esterna, che consenta di soddisfare in misura apprezzabile i creditori, è evidente che corre il rischio di porre questo tipo di strumento fuori dal mercato o comunque meno appetibile. Che cosa probabilmente è stato risolto dal codice della crisi? Alcune delle questioni che ad oggi impegnano i giudici di merito, insomma. Primo fra tutti, una questione che riguarda molto banalmente il finanziamento
più delle volte il mutuo a garanzia della prima casa, che è di fatto la prima esigenza che il debitore ha, è quella di, ricorrendo alle procedure di composizione della crisi, evitare la perdita della casa d'abitazione e la liquidazione in ambito di esecuzione individuale oppure in ambito di liquidazione all'interno della proposta. In realtà alcuni tribunali si erano fatti carico di questa esigenza e avevano aperto la strada a proposte e successivamente piani che di fatto consentivano di mantenere questo debito al di fuori del perimetro del piano, perché consentivano sostanzialmente che il debitore continuasse a pagare alle sue naturali scadenze il mutuo che in quel momento era ovviamente vigente anche se inadempiuto e che poteva avere una durata ben più ampia dei 5 o 6 anni su cui mediamente veniva tarata la lunghezza dei piani. In alcuni casi addirittura si assisteva, non sono tanti ma è capitato credo a tutti noi di vederli, dei piani o delle proposte che prevedevano non solo il mantenimento del debito, diciamo così, da finanziamento di prima casa per tutta la lunghezza dell'adempimento regolare, ma addirittura una sua riduzione, cioè si verificava una riduzione della rata che veniva parametrata al valore dell'abitazione dal momento in cui veniva proposto, si faceva ricorso allo strumento di composizione della crisi. E quindi unilateralmente si ridiscuteva durata del finanziamento e anche ammontare del finanziamento. Questo problema è stato sicuramente risolto, direi, dal codice della crisi, perché è stato introdotto un importante e nuovo aspetto contenutistico della proposta, che consente sostanzialmente di tenere fuori alcuni specifici debiti, in particolare, ripeto, quello che riguarda il finanziamento per l'acquisto della casa d'abitazione, estranei al perimetro del piano, finendo sostanzialmente per assimilare questo tipo di composizione a forse un accordo di ristrutturazione, perché di fatto, in violazione dei principi generali del 2740 e dell'articolo 66 del codice della crisi, si continua a pagare alla naturale scadenza le rate di mutuo a condizioni che, sono le uniche due condizioni poste dal legislatore, il debitore abbia precedentemente adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che tale pagamento sia stato espressamente autorizzato dal giudice. L'unica possibilità, l'unico contrappeso è quello per i creditori ovviamente di esercitare la facoltà di contestazione di quell'articolo 70 per evitare l'omologazione di un piano così di una proposta così congegnata, però è necessaria la prova che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto in misura superiore all'alternativa liquidatoria. È evidente che questo spesso rischia di accadere perché il pagamento del mutuo secondo le scadenze originali e anche per un periodo molto lungo inevitabilmente finisce per drenare risorse dalla disponibilità complessiva della proposta e quindi astrattamente il rischio che il creditore chirografario possa, rispetto a un'alternativa liquidatoria, vedere soddisfatto il credito in misura minore. Analoga previsione è prevista anche nel concordato minore, in ipotesi di continuità dell'attività aziendale del solo imprenditore e non del professionista, in cui il contratto con garanzia investe beni strumentali all'impresa. Anche in questo caso la logica è quella di mantenere questi debiti del soggetto sovraindebitato all'esterno del perimetro del piano, perché in questo caso, anche qui a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni e che tale pagamento sia stato espressamente autorizzato dal giudice, è possibile continuare ad adempiere regolarmente, secondo la durata naturale, il pagamento di questo credito. Ulteriore elemento di garanzia nel concordato minore è previsto dall'attestazione da parte del gestore della crisi, che deve dare atto che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione e che il rimborso delle rate, pur anche in questo caso drenando complessivamente risorse dalla proposta complessivamente intesa, non finisca per ledere i diritti degli altri creditori. Il vaglio della sussistenza di questi elementi probabilmente sarà un vaglio di fattibilità giuridica, cioè è una valutazione che probabilmente dovrà essere chiamata a fare il tribunale, salvo ovviamente le possibilità di impugnazione e di opposizione da parte del creditore, che potrà dimostrare che il piano, in sede di contestazione, l'esclusione di quel bene dall'attivo liquidabile pregiudicherebbe la sua soddisfazione. Un altro
problema che impegna tuttora diciamo noi giudici di merito e che probabilmente il codice della crisi ha risolto è il trattamento del cosiddetto debito che sia garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione. Sappiamo tutti, e li riassumerò veramente molto brevemente, quali sono gli arresti e le posizioni sostanzialmente che si confrontano. Alcuni affermano che la cessione del quinto è una cessione di credito futuro e quindi un contratto con meri effetti obbligatori e come tale non opponibile alla massa dei creditori, opponibile esclusivamente se la cessione ha oggetto un credito divenuto esigibile prima del pignoramento a cui veniva equiparato il decreto di fissazione dell'udienza, ex articolo 10. In altri casi è stato affermato che la cessione del quinto è opponibile alla massa dei creditori solo per i primi 3 anni di esecuzione del piano, decorsi i quali l'intero importo potrà essere utilizzato all'interno del piano ai sensi dell'articolo 2918, e altri ancora che hanno affermato che la cessione del quinto è sempre opponibile alla massa in quanto di per sé ha già sottratto una parte del patrimonio del debitore del reddito disponibile e quindi non è utilizzato all'interno delle possibilità del piano. Anche in questo caso l'articolo 67 del codice della crisi sembra tranchant nella soluzione, prevede espressamente che la proposta possa importare anche la falcida dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, fatto ovviamente salvo il disposto del comma 4, perché se si tratta di un credito garantito da privilegio allora la falcida non dovrà essere parametrata al valore del bene. Il problema è se questa disposizione, che è chiara, risolve alla radice il problema di cui abbiamo ragionato e continuiamo a ragionare e continueremo a ragionare ancora forse per qualche mese, e cioè è indubbio che il credito garantito dalla cessione del quinto possa essere falcidiato, e questo è evidente, ma può essere solo falcidiato e quindi tendenzialmente nella percentuale falcidiata verrà pagato ancora direttamente, molto banalmente, dal datore di lavoro, perché in questo caso la porzione è comunque uscita dal patrimonio del debitore e quindi il credito, pur se falcidiato, viene pagato, oppure se la falcidia comporta, come è probabile, anche la possibilità di ristrutturarlo e quindi non solo di falcidiarlo in termini nominali, ma anche di riportare all'interno di come è costruita la proposta e il piano la quota parte ceduta e riferibile al credito falcidiato. Credo che questa sia la soluzione più corretta, perché è evidente che se la quota, pur se falcidiata, potesse essere direttamente percepita dal creditore nel limite della falcidia da parte banalmente del datore di lavoro, del soggetto sovraindebitato, è evidente che avremo un momento di tensione all'interno della proposta così come complessivamente costituita, perché evidentemente questo credito, che magari è anche molto banalmente di natura chirografaria, potrebbe essere pagato direttamente con il quinto e quindi anche anticipatamente rispetto alla naturale scadenza e al naturale pagamento previsto di altri crediti magari anche privilegiati. Torno velocemente sull'aspetto che ha già affrontato il Presidente Zanichelli, che riguarda la possibilità per il socio illimitatamente responsabile di accedere agli strumenti di composizione della crisi. Anche qui la parziale contraddizione dell'impianto normativo della legge del 2012 rendeva possibili molte opzioni che andavano sostanzialmente da quelle più tranchant, che affermavano che in quanto astrattamente fallibile il creditore, il debitore sovraindebitato, socio illimitatamente responsabile, non potesse accedere a nessuna procedura di composizione della crisi in quanto astrattamente fallibile, fino alla posizione opposta, che affermava che come potesse accedersi qualunque socio di società fallibile, perché lo status di imprenditore è esclusivamente quello della persona giuridica, il debitore in questo caso è ancora una volta la persona giuridica e quindi il soggetto sovraindebitato è responsabile esclusivamente in quanto fideiussore legale e quindi ovviamente avrebbe potuto accedere alla procedura di sovraindebitamento. In mezzo a queste due posizioni, che come ben capite sono gli estremi della forchetta, ovviamente si parlava di possibilità di accedervi solo per il socio receduto oltre l'anno, quindi di fatto non più sottoponibile a fallimento, oppure il socio di società di persone astrattamente fallibile ma in quel momento
sotto soglia e quindi non fallibile in estensione. Insomma, le posizioni sono variegate e direi che un arresto condivisibile in maniera non lo, allo stato di, credo che sia difficile da individuare. La nozione di consumatore, così come declinata dal codice della crisi, sembra invece lasciare spazio alla possibilità di accedere ad una procedura di composizione anche per il socio limitatamente responsabile. Il problema si potrà porre non tanto se poi la società, la persona giuridica di cui ovviamente il socio fa parte, viene dichiarata fallita, perché a quel punto il meccanismo è il correttivo, si apre una procedura superiore e quindi il problema non si pone. Il problema si potrebbe porre se la società resta ovviamente non fallibile, ma entra in crisi e quindi, se astrattamente, potrebbe decidere come ente collettivo di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento. E a questo punto si potrebbe correre il rischio di avere un soggetto consumatore banalmente sovraindebitato che ha aperto una procedura di composizione della crisi per i suoi debiti al consumo, che si deve necessariamente interfacciare con una procedura che investe l'ente collettivo, sempre una procedura di sovraindebitamento, perché sennò ovviamente staremo parlando di cosa diversa, ma che ha una sua logica diversa, un patrimonio diverso e una struttura anche diversa, e non necessariamente, perché se fosse facile farle partire contemporaneamente allora ci potrebbe essere motivo di coordinamento, ma potrebbero anche partire con lassi temporali molto sfalsati nel tempo. E poi ovviamente ci sono sotto questo profilo una serie di criticità, perché se io come socio limitatamente responsabile accedo a una procedura di composizione della crisi per i debiti, diciamo così, al consumo, può essere difficile individuare se e in che misura la società abbia debiti attuali, perché quello è un elemento che evidentemente diventa un elemento di criticità. Può essere difficile distinguere quali debiti siano debiti di consumo del socio limitatamente responsabile e quali invece siano debiti dell'impresa e quindi della società. Si rischia, questo in realtà è un falso problema, di arrivare con una procedura esecutiva, cioè una procedura successiva, fallimento del socio o sovraindebitamento della società non fallibile, a un patrimonio della persona fisica già totalmente eroso, perché la persona fisica magari mesi prima o anni prima ha fatto accesso a una procedura di composizione della crisi all'interno della quale si è molto banalmente eroso il suo patrimonio. E ovviamente un'altra criticità è quella di... può essere difficile trattare nella ristrutturazione dei debiti del consumatore debiti della società ovviamente già scaduti e rispetto ai quali il socio sia già stato oggetto di una richiesta di pagamento da parte del creditore sociale insoddisfatto, che quindi agisce in via sussidiaria sul patrimonio del consumatore che sta approcciando una procedura di composizione della crisi. Spero di essere rimasto nei tempi. Vi ringrazio. Grazie, devo dire tante questioni, tutte molto interessanti e stimolanti, quest'ultima mi pare veramente la più complessa e difficile da risolvere. Mi chiedevo, ma non c'è tempo per approfondire, se in qualche modo si potessero applicare le norme diciamo, la procedura familiare, no? Che tutto sommato sarebbe un'ipotesi per analogicamente più vicina, però la procedura familiare parte nel medesimo momento e invece qui abbiamo procedure sfalsate temporalmente, ma che potrebbero anche essere sfalsate dal punto di vista della competenza territoriale, e questo sarebbe un'ulteriore difficoltà. Bene, allora passiamo alla fase successiva e io chiedo ancora scusa ai relatori per averli costretti a questo sforzo supplementare e li ringrazio. Buona continuazione.